uno dei maggiori ritrattisti del Settecento in Europa, autentico anello di congiunzione tra la tradizione della grande pittura accademica e l'avvento dell'illuminismo, è Pompeo Batoni. Figlio di un affermato orafo, apprese le prime nozioni di disegno nella bottega del padre e mostrò subito di preferire alla pratica dell'oreficeria lo studio dei colori e della pittura. Batoni propone un nuovo atteggiamento verso l'opera d'arte. La ricerca del bello che si può ottenere attraverso un severo studio sui modelli figurativi e un'applicazione costante. Nei suoi ritratti prevale la qualità del disegno, la chiarezza e l'equilibrio, portando la scomparsa dell'esuberanza della ritrattistica barocca del colorismo, diventando l'immagine stessa dell'aristocrazia europea all'epoca dell'illuminismo. L'attività di ritrattista occuperà molto della sua vita, soppiantando la produzione di soggetti religiosi e mitologici. Elaborerà la nuova tipologia del ritratto per giovani stranieri di passaggio a Roma in occasione del Grand Tour, inserendo nei suoi quadri busti, statue, architetture classiche e rovine con valore emblematico o sfondi con la campagna romana alle spalle del personaggio, spesso in posa classicheggiante. Batoni risponde con successo all'entusiasmo per l'antico e al gusto archeologico alimentato dagli scavi che in quel periodo prendono avvio. Lo scrittore e politico Francis Bassett, futuro barone di Dunstanville, è raffigurato a figura intera. Il ritratto fu dipinto nel 1778, durante il viaggio giovanile di Bassett in Italia nel 1777-78, un viaggio comune tra intellettuali e artisti inglesi del XVIII secolo noto come Grand Tour. In questo ritratto Pompeo Batoni coglie un momento di autentica malinconia. A poco gli vale la mappa della città per orientarsi nei sentimenti e il cippo antico con l'abbraccio dei due uomini non lo convince ancora del tutto. Almeno per il momento, per lui l'Italia non è solo antica, ma anche quella del fascino rinascimentale. Sullo sfondo si distinguono le architetture romane di San Pietro in Vaticano, a destra, dell'immagine, e Castel Sant'Angelo a sinistra. Gli artisti inglesi e quelli americani non potranno fare a meno di ispirarsi al lucchese Pompeo Batoni. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando!